aspettarono molto, poi lo vedete tutti e poi discutete. Perché Francesco sentiva come qualcosa di assurdo che ci fossero due associazioni familiari, che ci fossero delle divisioni tra i familiari delle vittime. È assurdo ma normale, perché le realtà sono diverse. Da una parte ci sono i figli del comandante che hanno l'esigenza di difendere la figura paterna, e sapete che qualsiasi tragedia è il primo responsabile, è il comandante, come quando un treno dalla pompa sempre a fare gli ubriachi. Dall'altra c'è chi come noi non ha nessun interesse da difendere. Spesso però gli interessi combaciano. E allora ci troviamo di fronte, e ci siamo trovati di fronte in questi anni, a che la verità che portavano avanti gli altri, la bomba, il traffico d'armi, cioè tutte quelle verità di corollario, andavano sempre dalla parte dell'armatore. L'armatore ha sposato subito il